Finisce 1-1 tra Sant'Ambrogio ed Europassirana, con i padroni di casa ancora secco di vittorie. I tre punti mancano dalla decima giornata. Ed ora uno sguardo alle altre gare della quindicesima giornata. Vittoria larga di un sorprendente Rondò, che batte per 2-5 un fiacco Real Mazzino. Tre punti che danno agli ospiti morale e la terza vittoria in campionato. Dopo l'amara sconfitta di settimana scorsa nel derby con la Longobarda, è ottima la risposta del gruppo 17 Zanzare, che batte per 3-2 in rimonta la Bulfer. Per i gialloneri decisiva la doppietta di Pestrichella e la rete di Terraneo. Rovinosa caduta della Cavalcanti nello scontro interno con la Longobarda. I padroni di casa vengono battuti 1-7 in un match in cui il risultato e l'andamento della partita non è mai stato in discussione. Bella vittoria esterna anche per la Grate, che vince con un secco 0-3 sul campo di una nuova Junior Vis sempre più in crisi. Per gli ospiti a segno i Gervasoni, Nava e Scigliano. Vola l'LTP che, battendo per 3-2 il Santa Chiara e Francesco, ottiene il quarto successo consecutivo e il quarto posto. Nulla da fare per gli ospiti che, nonostante la buona prestazione, escono dal campo sconfitti. Guardando la classifica a marcatori, troviamo al primo posto, con 10 reti, Buonanno del Santa Chiara e Francesco e Graziana del Real Mazzino, e al secondo, con 9 reti, Anelli dell'Europassirana. Per quanto riguarda la classifica dei migliori giocatori, condividono il primo posto con 4 voti Garoli del Santa Chiara e Francesco e Sec del Sant'Ambrogio. Arriviamo infine alla classifica generale, dove troviamo al primo posto la Primiera con 28 punti, seguita da Longobarda 27 ed Europassirana 22. Occupano le ultime tre posizioni Bulfer e Gruppo 17 Zanzare con 14 punti e Rondò con 11.